lì abbiamo messo insieme tutti i talenti e non sembra, ma è anche un'emozione, perché quando lavori, lavori nel piccolo, lavori in un posto piccolo, solo adesso che abbiamo uno più grosso, non riesci mai a capire com'è l'effetto finale. Non è finito, no? Perché adesso mettendoli insieme abbiamo incominciato a ragionare su quello che si può modificare. Ho impiegato tanto per mettere tutte le cose insieme e alla fine abbiamo riuscito di fare questo lavoro. Polinesiano o inglese. Nessuno ha mai visto sangue ebreo, sangue cristiano, sangue musulmano, sangue buddista. Il sangue non è ricco, povero o benestante. Il sangue è rosso, disumano. È chi lo versa, non chi lo porta. Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, potrei non saper dove andare. Cammina accanto a me e sii per me un amico. Non c'è alternativa se non la libertà. Non c'è cammino che la libertà, non c'è patria che la libertà. Per questa libertà che è l'impero della gioventù, per questa libertà bella come la vita, bisognerà dar tutto. Se fosse necessario, perfino l'ombra, e non sarà mai abbastanza. Bambino armato e disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e paginato in questa vita sola che non ti guarda. I ragazzi, un orsetto e un lupacchiotto, una volpe e un pigrotto. Amavano giocare a narcos e banditi. Un giorno di pioggia loro volevano giocare a quel bel gioco, assai divertiti. In un'enorme casa si andarono ad infilare, per prodigarsi in tal divertimento e mutare quel brutto giorno in qualche bel momento. Ora in bagno, ora in soggiorno, in giro per i saloni, in cerca di novità. Va bene, andiamo sopra.
poter essere partecipe di questo disegno con voi ragazzi. So che abbiamo lavorato in un disegno comune, anche se i colori sono differenti tra la libertà e noi che siamo qua, comunque ci siamo ritrovati comunque con una stessa idea. Cosa hai provato quando hai cominciato a dipingere? All'inizio avevo paura di non sapere creare niente, invece piano piano, abbandonandomi a me stesso, un attimino alle mie fantasie, ho preso coraggio ed è stato un modo questo per sentirmi creativo, libero e poter esprimere il mio pensiero. Anche. Prima cosa, vi ringraziamo per questo bel giorno oggi che ci ha fatto diventare anche noi bambini per un attimo, un po' più timidi ma come bambini. Il resto come lui, pensiamo da una parte è diventato da solo, noi siamo diventati qua come un gruppo che ognuno ha messo il cuore in questo quadro. Neanche non lo sapevamo che ce l'avevamo queste cose dentro di noi. Io uno l'ho scoperto qua. Quindi è stata una scoperta davvero sì, eccezionale per me. Perché ho iniziato anche a disegnare, ho visto che riesco anche a fare dei disegni. Siamo qua a vedere il risultato di una bellissima esperienza. Che ne pensi la direttrice? La direttrice è emozionata e contenta, perché vabbè, emozionata perché quando ci sono i bambini che incontrano in carcere è sempre un momento particolare, proprio che noi chiediamo sempre che il mondo di fuori entri in carcere, ma quando entrano i bambini ci fa proprio sentire molto molto più vivi e molto più parte della società. Buongiorno, come si chiama? Odir. Come vi siete sentiti oggi? Ah, è stata una bella giornata, perché a parte che non vediamo, non siamo tanto in contatto con persona, per noi stare con bambini è stata una giornata bella, bellissima. Ci aspettavate già dal mattino? Sì, perché se parlava già di 2-3 mesi fa, poi aspettavamo il giorno per vedere, perché è veramente che bello stare insieme così, perché non si può stare insieme qua, è difficile stare insieme con i bambini. Cosa avete provato sapendo di lavorare su dei quadri con dei detenuti? È stata una sensazione molto bella e conoscere nuove persone mi piaceva l'idea e così mi sono detto ma dai sì, proviamoci. Così è iniziata l'avventura. Hai mai avuto dei pregiudizi, nel senso eri spaventato magari a sapere di entrare dentro un carcere dove si sentono brutte cose, o magari dopo che sei venuto qua il tuo parere adesso è cambiato? All'inizio sì, pochino ero spaventato, ma soprattutto la maestra, ma adesso che so che siete brave persone mi sento meglio. Mi sono molto divertito e cantare e divertirmi mi è molto piaciuto. Avevi paura solo al pensiero prima di venire qua sapendo di stare con i detenuti o invece? No, mi sono sentito tranquillo perché ho già vissuto questa esperienza. Per me oggi è stata una bella giornata, dato che qui in carcere, cioè è la seconda volta che vengo, però è un bel posto dove si sta tutti insieme, quindi... Un bel posto? Beh, magari per voi no, però mi sono trovata bene. Prima di venire qui hai saputo che dovevi fare un progetto con i detenuti, anche se è la seconda volta che vieni, hai mai avuto dei pregiudizi, hai mai avuto paura magari di non voler venire? Magari... Sinceramente? Magari un po' di paura all'inizio della prima volta, però poi ho capito che qui non c'era niente di cui aver paura, niente di cui temere. Sei brava e sei coraggiosa. E dimmi, dei quadri che abbiamo fatto cosa ne pensi? Sono davvero bellissimi, rispecchiano molte emozioni, sono molto belli. Il modo nostro di stendere i colori, cioè anche il nostro cambia un po'. Ha un senso, dici, come l'avete steso voi il colore? Sì, cioè... Però è molto diverso da come l'avete messo voi, a parte il colore che è dato un po' più scuro, avendo anche i contorni neri. Quali sono le differenze che più, diciamo,
ti lasciano, diciamo, ti lasciano, so, stupita. Una differenza è i puntini nel vostro, che lo rende anche molto bello, è bello. E poi c'è anche il contorno nero e i colori cambiati, diciamo. Direi bellissima, perché a dicembre ci siamo incontrati, questa è la seconda volta che ci incontriamo, e per me è un'esperienza bellissima, perché soprattutto avendo due bimbe come la vostra età, che ieri ho telefonato e ho detto oggi incontravo ragazzi come, perché lei aveva 12 anni. E a me è un piacere grandioso. Questi carcerati sono delle persone normali come tutti, che hanno commesso uno sbaglio, però sono pronti a ripagarlo. Le persone dentro carcere erano gente cattiva? Un pochino lo pensavo all'inizio, ma adesso no. Quindi ti è piaciuto stare con loro in questa giornata? Sì. Thank you.